APRE, l'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, per conto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha organizzato lo scorso 14 settembre 2012 una giornata nazionale sul tema ICT nel settimo programma quadro della Commissione Europea. Nella giornata sono state illustrate le opportunità fornite dai bandi del programma di lavoro ICT 2013 e aperta una discussione sulle azioni da intraprendere per favorire la partecipazione italiana nella presentazione di proposte di successo. Questa giornata ha inaugurato una nuova modalità di svolgimento per questo tipo di iniziative, grazie alla collaborazione con GAR. Fisicamente i relatori erano ospitati nella sede del MIUR in Piazza Kennedy a Roma, ma alla giornata hanno partecipato anche persone presenti in 10 università sparse sul territorio nazionale, con la possibilità di interagire in tempo reale. Le università di Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Napoli, Palermo, Pisa, Trento e i Politecnici di Milano e Torino hanno utilizzato il sistema di multivideoconferenza WCONF, permettendo ai presenti di seguire le presentazioni e la discussione e anche di porre le proprie domande o di fare osservazioni. Il servizio GAR WCONF, realizzato in collaborazione con Cineca, offre la possibilità a tutti gli utenti GAR di organizzare multivideoconferenze in alta definizione fino a 40 sedi in contemporanea. Per chi invece voleva seguire l'iniziativa senza interagire con i presenti, era disponibile il servizio di streaming, che attraverso una pagina web ha reso possibile la visione dell'intera giornata dal proprio personal computer, ma anche da tablet e smartphone. Lo streaming in alta definizione della giornata è stato realizzato da GAR e diffuso sulla rete grazie ai server di Enea. Queste modalità hanno permesso di amplificare la portata dell'iniziativa, infatti, oltre ai presenti in sala, circa 200, si sono aggiunte le persone nelle sale collegate dalle sedi universitarie e tutti quelli che hanno seguito la giornata davanti al proprio computer, per un totale di circa 600 persone che hanno potuto seguire l'interessante iniziativa. Questa giornata è stata un'opportunità per i tanti ricercatori impegnati nella presentazione di proposte alla Commissione europea, permettendo un risparmio economico in termini di spostamenti e triplicando il numero di persone raggiunte con un solo evento.